bentornati sul mio canale. Oggi faremo un disegno, però sarà un disegno un po' particolare, perché non sarà né con le matite e né con i pennarelli, ma faremo un disegno con i pastelli a olio. Adesso vi elencherò tutto ciò che ci servirà. Lo scotch di carta, dei pezzi di fazzoletti di carta o di carta igienica. Mi raccomando, se prendete dei tovaglioli, quelli da cucina, dovete ritagliarli circa a pezzetti piccoli, così come ho strappato dei pezzi di carta igienica. Poi useremo ovviamente i pastelli a olio, un giornale qualsiasi per coprire il piano di lavoro e infine il foglio, che io ho ritagliato perché non stavo nell'inquadratura, però potete usarne uno semplicemente a 4. E adesso possiamo iniziare. Per prima cosa, come questione di utilità, ma potete anche non farlo, io andrò a mettere dello scotch tutto intorno, circa un centimetro, per lasciare un bordo che mi piace, ma non è una cosa obbligatoria. Ok, a questo punto ho preparato tutto, ho messo lo scotch su tutti e 4 i lati e sotto ho messo il giornale, ma ovviamente lo dovete mettere solamente se avete una superficie che non volete sporcare. E ora vi lascio al video. Allora, adesso iniziamo con il nostro disegno. Per prima cosa andiamo a prendere i nostri pastelli a olio. Io ho scelto questi due colori, che sono l'arancione e l'azzurro. E andiamo semplicemente a fare uno sfondo. In questo modo può sembrare una cosa abbastanza banale, ma vi assicuro che non lo è. Andiamo semplicemente a scarabocchiare. Lo facciamo ovviamente anche con l'altro colore. In ogni caso ci dobbiamo assicurare che tutta la superficie sia ben ricoperta di colore, perché poi lo andremo a unificare. Adesso ho preso la carta, io in questo caso avevo la carta igienica, e l'ho piegata. Adesso infatti sono andata a spalmare bene il colore e a unificarlo. Mi raccomando, per i due colori dovete usare appunto due pezzi di carta diversi, sennò i colori si mischieranno. Ricopriamo bene tutta la superficie. Infatti adesso ho cambiato pezzo di carta. Per questo lavoro serve un po' di forza nella mano, perché bisogna assicurarsi che sia ben tutto uniforme il colore. Mi raccomando, non dovete mischiare i due colori. Io in questo caso lo sto facendo con colori completamente diversi, però se andate ad usare tipo un blu o un azzurro, se un po' si mischiano non è un problema. Vi potete aiutare, come sto facendo io, anche con le dita, che secondo me è anche molto più utile. Vi sporcherete, ma ovviamente con l'acqua va tutto via. Adesso invece sto con il colore blu, un colore più scuro, sto andando a dare un po' di profondità al mare, perché la parte sotto è il mare. Sempre con lo stesso colore vado a unificarlo. Per questo motivo io ho anche messo tutto lo scotch intorno, in modo da non
andare oltre i bordi, che secondo me non è una cosa molto bella esteticamente. Allora, a questo punto sto usando anche il bianco, che dà un altro po' di colore, ma per la parte sopra e la parte sotto potete usare diverse gradazioni dello stesso colore. Infatti per il mare sto usando l'azzurro, il blu e il bianco, mentre per il sopra potete mischiare anche ad esempio un giallo o un rosso. Disegnando anche le onde e poi le sfumate. Continuate a dare un po' di profondità sulla parte sopra, che divide bene i due colori dal cielo e il mare, e sulla parte sotto, che è il fondale marino, che solitamente è più profondo e quindi più scuro. Quando il vostro pezzo di carta è un po' troppo colorato e magari vi fa pure scomodo con le mani, potete semplicemente cambiarlo. Continuate così fino a quando la superficie non vi sembrerà tutta uniforme e il colore non avrà più righe. Adesso passiamo alla parte sopra, cioè il tramonto. Non vi preoccupate se quando andate con un colore più scuro si vedono così tanto le righe, perché poi non si vedranno più. Quando andate a mischiare diversi colori ma sulla stessa superficie, potete anche semplicemente usare lo stesso pezzo di carta, perché i colori poi si dovranno unire. A questo punto a me era diventato troppo pieno di colore e l'ho cambiato. Ovviamente dovete andare a riempire le parti con meno colore, dando anche un po' di luce sui contorni. E anche qui potete aiutare con le dita. Secondo me è anche molto più comodo, perché aiuta a stendere meglio il colore. Dovete farlo soprattutto qui sulla riga dove sto facendo io, perché con il pezzo di carta c'è pericolo che si sporchi un colore con l'altro. Dovete eliminare il più possibile le righe. Magari lasciando anche il segno delle onde. In questo caso è una questione di gusti. Adesso sembra finito la sfumatura e andremo ad usare la matita per fare il disegno. A questo punto potete disegnare qualsiasi soggetto. Io disegnerò una palma per ora e poi una barca. Mi raccomando, dovete fare una botta secca con la matita, perché non è possibile cancellare. Se provate con la gomma si cancella anche il colore sotto. Le palme in questo caso le sto facendo le foglie solamente con delle righe, perché il resto lo andrò a fare con l'uniposca.
adesso faccio la barca. Ovviamente potete fare una qualsiasi barca, io la sto facendo a vela con delle persone sopra. Adesso usiamo l'Uniposca, che non vi è elencato prima nei materiali. Ovviamente col pennarello non dovete essere proprio precisissimi, non ce n'è bisogno. Io in questo caso il mio pennarello era un po' scarico, quindi andavo a spingere un bel po' in modo che usciva più inchiostro. Ma voi mi raccomando non lo fate troppo spesso, perché potrebbe uscire troppo inchiostro insieme del vostro Uniposca è carico. Adesso sto facendo le foglie con questa tecnica. Facendo delle linee molto strette si formano le foglie. Mi raccomando, io sto mettendo un sacco di inchiostro, ma perché l'ho abbastanza scarico l'Uniposca. Però quando lo dovete far asciugare, mi raccomando, non fate subito con il phon, perché se c'è troppo inchiostro potrebbe scolare e vi si rovina tutto il disegno. Invece magari aspettate un attimo che si asciuga un po', in modo che non ci siano più gocce di inchiostro, e poi potete anche fare con il phon, sempre con una velocità bassa. Continuo anche con l'altra palma. Quando si è un po' asciugato il disegno, ripassate come ho fatto io, con delle righe dentro le foglie, in modo che si creino i gambi. Adesso andrò a ripassare anche la barca. Non dovete essere precisissimi, ovviamente, quello con la matita è solamente uno schizzo fatto sotto. Mi raccomando, state attenti quando andate a fare l'altro soggetto, perché non dovete poggiare la mano sul foglio, perché potrebbe sbavare tutto. Ed ecco fatto. Questo è il risultato. Spero che vi piaccia e niente, fatelo asciugare, il mio è ancora un po' lucido, perché appunto, come vi ho detto prima, ho messo molto inchiostro. E adesso, come sempre, vi lascerò qualche clip, come faccio con ogni lavoro.